Telecamere che rubano? Telecamere pericolose? Santa Maria del Giglio, questa telecamera che state vedendo ha qualcosa di strano. Ma andiamo a vedere di che si tratta. Vedete il filo della telecamera? Quello che porta l'alimentazione elettrica? Lo seguiamo, vediamo dove va. Lo vediamo sopra questo cornicione, lo seguiamo ininterrottamente fino alla sorgente. In teoria dovrebbe esserci un contatore come quello che noi abbiamo a casa che tariffa l'energia elettrica. All'interno di quel sistema dovrebbe anche esserci un limitatore di potenza, cioè qualche cosa che se vengono superate le correnti massime interrompe il funzionamento del sistema per proteggerlo dal sovraccarico e dal cortocircuito. Come si può notare da questa sequenza, vediamo il filo che è direttamente collegato a questo cavo grosso. Questo è il punto esatto da dove sorge quel cavo. Ecco il collegamento. Sapete che cos'è quel cavo lì? È il cavo elettrico della 380 volt proveniente direttamente da Enel. Questo significa che l'impianto che state vedendo è direttamente collegato a Enel senza alcun tipo di contatore o limitatore di potenza che possa tariffare l'energia elettrica utilizzata oppure proteggere l'impianto di videosorveglianza dal sovraccarico e dal cortocircuito. Guardiamo bene com'è fatto. Questi morsetti che voi vedete servono per collegare ad Enel un'abitazione, la quale ha un contatore e quindi una protezione da sovraccarico, cortocircuito, la tariffazione, tutto quello che serve come tutti. Guardate come sono attaccati questi fili, sono arrotolati direttamente sulla parte che fuoriesce leggermente spellata del cavo della 380. Quasi come se una persona magari poco autorizzata avesse ipoteticamente collegato l'impianto con del nastro isolante e con del filo che si dovrebbe usare all'interno di una casa e non esposto fuori alle intemperie così. Vediamo nel dettaglio come sono fatti questi morsetti. Come si può vedere da queste figure, uno di questi morsetti ha la possibilità di collegarsi a un cavo e collegare un cavo più piccolo. Quindi per il personale autorizzato non dovrebbero esserci problemi a fare dei collegamenti in più. Quindi sembra una cosa molto strana, tutta da vedere. Riassumendo, abbiamo una telecamera DOM di videosorveglianza con un'antenna Wi-Fi su un'altana di legno che porta il segnale altrove, quindi ad altri sistemi. Seguendo il suo cavo di alimentazione elettrica, si vede che la telecamera è collegata direttamente a 380 volt senza alcun tipo di protezione differenziale magnetotermica come previsto dalla legge vigente. Questa telecamera è senza il cartello di informativa, quindi non rispetta neanche le norme sulla privacy. Tuttavia, visto che questa telecamera doveva essere una telecamera giusta, di sicurezza perfetta, mi è arrivata un'informazione interessante mentre sto montando questo video. L'hanno rimossa. Se andate a vedere, potete vedere ancora i quattro buchi sul muro dove era abitata. L'informazione più interessante è che nello stesso periodo ne sono state eliminate molte altre. Tutto questo rende la faccenda ancora più sospetta, basta considerare che tramaci.org ha una privacy policy sulla pubblicazione delle telecamere di videosorveglianza sui feed RSS in home page che ha un ritardo che varia dagli 8 ai 30 giorni. Il momento in cui queste telecamere sono state rimosse coincide, per fatalità, alla pubblicazione in home page su tramaci.org per le stesse telecamere in questione. Il fatto che questo impianto sia collegato ad altri, cioè installati dalle stesse persone che installano impianti strani e insicuri, fa pensare che in giro per Venezia ci siano diversi impianti così. Il fatto che alcuni impianti siano stati rimossi fa pensare che alcuni di questi impianti fossero proprio dello stesso tipo. Quindi abbiamo capito che è necessario un giro di vite sulle telecamere e dei controlli su come sono stati fatti gli impianti, se sono stati fatti in modo sicuro e lecito. Sarà fatto un giro di vite sulle telecamere di videosorveglianza. Grande fratello, noi ti stiamo guardando! Immersione